sulle nevi di Livigno. Con grande sorpresa quest'oggi abbiamo incontrato il vice campione paralimpico di nuoto Simone Ciulli. Buongiorno Simone, una nuova avventura per te? Buongiorno a voi, ci stiamo provando dopo insomma l'argento a Tokyo. Sono voluto rimanere, sono passato dall'acqua alla neve, sempre acqua è. Vediamo questa nuova avventura. Beh, insomma, non è di certo semplice. Avevi già qualche approccio con la neve? Allora, sì, io ho fatto, diciamo, con lo sci alpino più che con lo sci nordico. Ho già fatto i campionati italiani nel 2015 di sci alpino paralimpico, dove mi ero posizionato in quinta posizione. E dopodiché, diciamo, mi ero dedicato totalmente al nuoto e avevo lasciato perdere la parte invernale. Oggi, nella splendida Livigno, una città a me carissima da fin da quando sono bambino, ho provato questa nuova esperienza con lo sci nordico. Ringrazio per questo la Federazione degli Sport Invernali Paralimpici con la presidente Tiziana Nasi e tutto lo staff tecnico che mi ha supportato in questa mia nuova avventura. Polmoni e braccia di certo non ti mancano, certo che affinare la tecnica in una specialità così complessa non è di certo facile, sarà forse questo il lavoro più difficile. Sì, sì, oggi abbiamo già sperimentato insomma le prime difficoltà. Sulla parte fisica devo dire mi sono trovato per il momento abbastanza bene, perché comunque sono molto ben allenato in vasca, soprattutto sulla parte superiore del corpo. Sarà, diciamo, la cosa un pochino più difficile in questo momento è trovare l'equilibrio giusto sulle curve in discesa quando si prende un po' di velocità. È un po' un ambiente totalmente nuovo per me, però insomma già adesso un paio di discese sono riuscite bene, quindi sono fiducioso. Simone, ci racconti le sensazioni e se è cambiata la vita per te dopo questo fantastico argento paralimpico? Allora, le sensazioni indescrivibili, riuscire a fare prima una paralimpiade e poi addirittura portare a casa un argento, nel mio caso nella 4% stile libero, è stato veramente bello. Siamo riusciti a prepararla al meglio questa paralimpiade, erano veramente tanti anni, era dal 2013 che cercavo la paralimpiade, ero riuscito a fare prima bronzo al mondiale, doppio bronzo agli europei, argento già del Mediterraneo, quindi non mi erano mancati i risultati, ma la paralimpiade era stata, diciamo, l'unica assenza nel mio curriculum sportivo. Esserci riuscito a Tokyo è stata veramente una gioia immensa. Rispetto alle altre, diciamo, stagioni, sapevo che la gara era principalmente la staffetta e quindi mi sono concentrato molto di più sulla gara di squadra piuttosto che nelle mie gare individuali, nonostante insomma abbia fatto ben 7-8 addirittura gare individuali, ma insomma la gara fondamentale era la 4% stile libera. Abbiamo portato a casa il risultato con uno splendido anche record europeo. Impensabile, Simone, poter progettare una doppia paralimpiade sia estiva che invernale? Allora, ci sono dei miei colleghi paralimpici, in passato anche normodotati, che ci sono riusciti. Per il momento è sicuramente molto presto. Io, ripeto, amo la neve da fin da quando ero bambino, quindi la mia è più una voglia in questo momento di fare nuove esperienze, di provare, senza precludermi niente. Poi si sa tanto da cosa nasce cosa e vedremo in futuro se ci sarà un doppio spazio per d'inverno e poi per l'estate. Simone, nella tua vita non solamente sport, anzi sei un dottore in giurisprudenza, sei anche avvocato e sei anche allenatore, insomma non ti fai mancare nulla. No, non mi piace stare con le mani in mano. Anche per il mondo paralimpico a me piace molto cercare nuove vie, dare la possibilità anche ad altri atleti paralimpici, quindi il mio studio, il mio impegno verso lo sport paralimpico è sicuramente massimo. Di recente abbiamo anche costruito su Firenze una scuola di pallanuoto paralimpica, è uno sport anche questo che sta emergendo, e proprio 2 settimane fa abbiamo vinto con l'Arenantes Florenze a Firenze la Coppa Italia, quindi mi piace veramente cercare di coinvolgere sia la mia parte sportiva che la mia parte lavorativa in questo mondo.
Pensi che in Italia si debba ancora lavorare molto per cercare di parificare gli sport, quelli para e quelli norma? Allora, abbiamo fatto tanti progressi negli ultimi anni, soprattutto da Londra 2012, da quella Paralimpiade lì, abbiamo avuto maggiore riflettori sia a livello mediatico che come riscontro, diciamo, di atleti, di nuovi tesserati, e da lì abbiamo iniziato a costruire l'Italia del Comitato Italiano Paralimpico, ha iniziato a costruire veramente un bellissimo percorso. A livello culturale in Italia abbiamo fatto tanto, possiamo fare ancora meglio sull'accessibilità agli impianti, sul rispetto anche semplicemente delle regole da parte di tutti i cittadini, molto banalmente anche uscendo da un negozio, nel non ingombrare con mezzi i posti dedicati alle persone disabili, quindi c'è tanto lavoro e si sta facendo tanto. Da ultimo, ora per lo sport, anche la riforma dello sport che ha parificato, diciamo, dal 1 gennaio 2022 l'accesso ai gruppi sportivi militari tra atleti paralimpici e atleti normodotati. Quindi sono tutti passi che fanno ben sperare per un mondo che, insomma, si merita anche di riuscire in qualche modo a non ad aiutare, ad agevolare quelle che sono le difficoltà delle persone disabili. Ora a Tokyo è uscita uno slogan che era "We are the 15", cioè noi i disabili siamo il 15% della popolazione mondiale. Il 15% sembra poco, sul totale della popolazione mondiale è veramente tanto, quindi bisogna fare ancora tanto proprio per permettere a tutti il pieno accesso alle strutture, allo sport e alla vita quotidiana. Grazie davvero, speriamo questo tuo messaggio venga preso anche in considerazione da chi di dovere. L'ultimo appunto è questo: a Livigno ti trovi a fianco dell'allenatrice maestra di sci di fondo Consuelo Confortola, che magari non vorrebbe, ma l'abbiamo... Siamo entrati a gamba tesa, ex atleta di sci di fondo di livello, maestra e allenatrice, dicevamo. Una ragazza che si applica a tempo pieno anche nello studio, tanto che presenterà a breve una tesi magistrale sul tema paralimpico. Allora, appunto, io sto facendo la tesi magistrale appunto su questo sport paralimpico, mi sono buttata in questo mondo. Ho avuto l'opportunità di conoscere la squadra, Paolo, i ragazzi, Beppe, mi hanno accolto. Appunto sto scrivendo la tesi su questo nuovo ragazzo, Michele, e mi sta piacendo molto questo mondo. Oggi ho avuto pure l'occasione di conoscere questo fantastico ragazzo e sono pronta a vedere questo mondo e buttarmi e conoscere questa avventura, diciamo. Grazie davvero Consuelo, grazie Simone, in bocca al lupo e speriamo di rivederci presto di nuovo in pista tra i binari. Grazie ancora. Ciao.